Nuovo sit-in sotto la sede del Consiglio regionale a Cagliari dei dipendenti dell'Agenzia Forestas aderenti ai sindacati Sadirs e Confederdia. All'origine della mobilitazione l'impugnazione da parte del governo pentastellato presso la Corte Costituzionale della legge regionale numero 43 del 2018, approvata a novembre, che colloca i dipendenti di Forestas nel comparto dei regionali. Secondo l'esecutivo Conte, la Regione, approvando la legge, avrebbe ceduto le proprie competenze statutarie, in particolare la prerogativa sulla contrattazione del personale dell'amministrazione pubblica che il governo ritiene di stretta competenza dello Stato. Oggi l'Assemblea Sarda si è riunita in seduta straordinaria per discutere e approvare una modifica alla norma che aveva consentito l'inquadramento nel sistema regione di 4.179 dipendenti di Forestas, fino allora considerati come braccianti agricoli. Queste le parole di Alberto Azzori del sindacato Sadirs Forestas. Il governo ha impugnato la legge 43 che prevedeva l'attribuzione ai lavoratori dell'Agenzia Forestas del contratto regionale. Quindi oggi abbiamo chiesto al Consiglio regionale di esprimersi nuovamente e il Consiglio regionale dovrebbe approvare una legge che va in questa direzione, cioè che recepisce le osservazioni fatte dal governo sulla nostra legge. Ci sono le elezioni regionali che sono a breve, oggi è l'ultima seduta, quindi speriamo che si concluda per il meglio e che si riesca ad avere appunto questa legge. Anche perché l'aspettano 5.000 famiglie, in un senso o nell'altro, perché noi siamo sempre senza un contratto applicabile e quindi questo ci dà un minimo di certezza. Poi certo dovrà rifare il passaggio a Roma, ma questa volta andremo anche a Roma.